Il 25 febbraio del 1978, i Gateway Gators, una squadra di basket sponsorizzata da un programma per persone affette da disabilità mentali, montarono su una Mercury Montego del 1969 e viaggiarono per 80 km da Yuba City in California fino a Chico, precisamente alla California State University. Il gruppo era formato da Gary Mathias, un veterano con alle spalle problemi di droga e crisi di schizofrenia, Bill Sterling e Jack Hewitt, entrambi con disabilità intellettive, Ted Wire e Jack Madruga, i quali presentavano disturbi dell'apprendimento. Tuttavia, questi cinque avevano trovato uno sfogo comune nella pallacanestro e vi si dedicavano con passione. Partirono la sera del 24 febbraio, in modo da poter assistere al match disputato dalla UC Davis contro la Chico State. Esaltati per il fatto che la Davis fosse uscita vittoriosa dalla partita, i cinque compagni si recarono al Bears Market di Chico per comprare qualcosa da mangiare. Successivamente, quando la polizia aprì l'inchiesta e il negoziante venne interrogato, egli ricordò molto bene il gruppo, poiché raggiunsero il posto alle 22, facendogli così ritardare la chiusura. La loro scomparsa venne segnalata dai genitori quando non li videro rincasare, e ciò mise in moto la polizia delle contee di Yuba e Butte. Per cominciare, gli agenti percorsero la strada tra le città di Chico e Yuba City, ma non scoprirono nulla. Il 27 febbraio, tuttavia, un uomo che svolgeva la mansione di ranger presso la foresta nazionale di Plumas contattò le autorità con questa notizia. Aveva notato un'auto, una Montego color turchese e bianco, posteggiata lungo la strada Oroville Quincy. L'auto si trovava lì dal 25 febbraio, ma nessuno vi aveva dato peso, poiché non era insolito che durante i weekend la gente si recasse in quella zona per sciare. Il ranger aveva deciso di mettersi in contatto con la polizia quando apprese da un bollettino che un mezzo simile era al centro di una strana sparizione. Una volta ispezionato l'abitacolo, l'auto si rivelò senza dubbio appartenente a Jack Madruga. All'interno erano presenti gli incartamenti dei cibi comprati al Bears Market, i dépliant con i programmi delle partite e una cartina stradale della California. Tuttavia, come mai la Montego si trovava in mezzo alla Sierra Nevada, a 110 km da Chico e totalmente fuori rotta per Yuba? La strada era tortuosa e resa impervia dalla neve e dal ghiaccio. Cosa aveva spinto i cinque a volerla percorrere, specialmente di notte? Nessuno di loro aveva abiti adatti alla prolungata esposizione alle rigide temperature di quella zona ad alta quota, a 1300 metri di altitudine. Altro mistero. Perché avevano abbandonato il veicolo? Dalle tracce sulla neve, la polizia ipotizzò che la Montego fosse rimasta bloccata, eppure non in modo tale da non poter più cavarsi dall'impaccio. Cinque ragazzi allenati come i Gateway Gators avrebbero senza dubbio potuto spingerla fuori dal cumulo. Nel cruscotto le chiavi erano assenti, ma il veicolo, una volta testato, si rivelò perfettamente funzionante, abbattendo così la tesi del guasto meccanico. Un quarto del serbatoio era ancora pieno. Ci furono altre perplessità. Il guidatore non era pratico di strade di montagna, eppure la carrozzeria non mostrava graffi, segni o ammaccature. La via era piena di buche, ma la marmitta non apparve danneggiata. Questo fece persino supporre che non fosse stato Madruga a guidare il veicolo fin lassù, sebbene non vi potesse essere certezza di tale idea. Le condizioni climatiche avverse resero impossibili le ricerche nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento della Montego. In risposta all'ampio allarme mediatico, due segnalazioni di rilievo giunsero alla polizia. La prima fu di un uomo di Sacramento, tale Joseph Schunz. Egli affermò che nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, a causa della neve, anche la sua auto era rimasta bloccata nella stessa zona in cui venne trovata quella dei Gateway Gators. Intanto che tentava di liberarsi, il signor Schunz ebbe i primi sintomi di un infarto. Mentre sostava nell'auto accesa, in preda a forti dolori, notò i fari di un'auto che risalivano dietro la sua. Disse di aver avvistato un gruppo di persone, tra le quali gli pareva di scorgere anche una donna con un bambino tra le braccia. Tentò di chiedere aiuto, ma questi lo ignorarono e spensero i fari. Non molto più tardi, Schunz notò la luce di alcune torce e tornò a chiedere di essere aiutato. Ma anche in questo caso non gli venne data risposta e le luci si spensero.
riferì anche di un camioncino, ma di tale visione non poteva dirsi certo a causa dell'estrema sofferenza. Solo in seguito, quando i sintomi gli concessero una tregua, Jones poté raggiungere a piedi un lodge, dove finalmente venne soccorso. Tale resoconto, a detta della madre di uno degli scomparsi, non collimava con quella che era l'indole del figlio e dei suoi amici, persone che di certo non avrebbero mai ignorato gli appelli di un uomo in difficoltà. La seconda testimonianza, presa in considerazione da quanti lavoravano al caso, giunse da una commerciante di Brownsville, una piccola città distante circa 50 km da dove l'auto dei Gateway Gators venne rinvenuta. La donna spiegò che due giorni dopo la scomparsa, quattro dei ragazzi si erano presentati al suo negozio. Dichiarò che si trovavano a bordo di un camioncino rosso e che Hewitt e Sterling erano rimasti in una cabina telefonica mentre i loro due amici facevano acquisti. Tale testimonianza, confermata dal proprietario dell'esercizio, fu presa in seria considerazione. Trascorsero i mesi e il calore della primavera sciolse la neve che ricopriva quella zona. Il 4 giugno un gruppo di motociclisti che stava campeggiando in un'area a circa 30 km da dove quell'inverno era stata trovata la Montego scoprirono che la roulotte messa a disposizione dalla forestale aveva un finestrino frantumato. All'interno stagnava un odore terribile che riconobbero immediatamente. Era il puzzo di un cadavere in decomposizione. Solo in seguito il corpo venne identificato come Ted Weir, uno dei Gateway Gators. Il 5 giugno, a 18 km dal punto dove l'auto venne trovata a febbraio, la polizia trovò quanto restava di Madruga e Sterling, le loro ossa sparse ovunque dall'azione degli animali. Due giorni più tardi fu il turno di Hewitt di essere trovato. A 3 km dalla roulotte venne individuata la sua spina dorsale e il suo cranio fu scoperto a 90 metri di distanza. Stando ai medici legali che esaminarono i corpi, la morte era stata presumibilmente causata dall'ipotermia. L'unico cadavere a mancare all'appello era quello del veterano con problemi psichici, ovvero Gary Mathias. Pensando che potesse essere ancora vivo, la polizia distribuì volantini con la sua foto nei giorni seguenti, ma tali sforzi non portarono a niente. L'uomo non fu mai trovato, né vivo né morto. Se pensate che il ritrovamento di 4 dei 5 dispersi abbia posto fine al mistero, vi sbagliate. Ted Weir, infatti, rappresentava un enigma. Con lui erano presenti quasi tutti i suoi effetti personali, ma sul tavolo della roulotte c'era un orologio d'oro, non suo, e un mozzicone di candela. Inoltre, perché la polizia non trovò le scarpe del defunto? I piedi erano, in effetti, la zona del corpo più colpita dal congelamento. La domanda più pressante fu: perché un uomo che si trovava perduto di notte, d'inverno, a un passo dall'assideramento, non userebbe il camino della roulotte per scaldarsi? Erano disponibili molti fiammiferi e c'erano diversi libri che potevano fornire da combustibile. Inoltre, la forestale aveva lasciato nella roulotte indumenti pesanti per chi avesse voluto alloggiare nella roulotte. Per quale motivo non erano stati neanche spostati? Domanda identica sorge riguardo al cibo. In un capanno esterno c'erano armadietti contenenti abbastanza viveri da tirare avanti per un anno, ma sembrava che Weir avesse solo preso una dozzina di lattine di razione C, ovvero cibo precotto in scatola. Anche il serbatoio di butano che avrebbe garantito il riscaldamento della roulotte non era stato azionato. La famiglia, venuta a sapere di tali anomalie, confermò che erano coerenti con la disabilità mentale del ragazzo. Probabilmente Weir non aveva la prontezza e il buon senso necessari a far fronte a tale rischiosa situazione, morendo di freddo e stenti malgrado avesse a sua disposizione tutto il necessario per sopravvivere. È inoltre logico immaginare che insieme a lui, almeno in un primo momento, vi fossero Mathias e persino Hewitt. In effetti le scarpe di Mathias erano all'interno della roulotte ed era anche il solo che, avendo svolto servizio militare, avrebbe saputo come aprire le scatolette. È possibile quindi che Mathias abbia indossato le scarpe del compagno e abbia cercato aiuto spingendosi all'esterno. In definitiva, cosa accadde in quel tragico febbraio? A tutt'oggi la polizia ancora non si spiega cosa abbia spinto i 5 compagni ad allontanarsi così tanto dalla via di casa
in una zona montana resa impraticabile dalla neve. Si è ipotizzato che Matthias, avendo amici a Formstown, avesse voluto far loro visita, ma una svolta errata abbia condotto la piccola comitiva verso Oroville, sulle montagne. Tuttavia, perché non avevano tentato di tornare indietro quando la Montego si era bloccata nella neve? Come mai avevano deciso di spingersi più avanti ancora, a piedi? Forse avevano seguito le tracce lasciate dal gatto delle nevi che il giorno prima era andato alla roulotte per spazzar via la neve da sopra il tetto, e così si erano imbattuti in essa. È probabile che Madruga e Sterling trovarono la morte a metà del percorso, soccombendo all'ipotermia. Si possono soltanto fare ipotesi e congetture. Nessuno saprà mai cosa accadde realmente o quali inceppati meccanismi mossero l'agire di quei cinque giovani così sfortunati. Solo le montagne conoscono quel che accadde realmente, ma esse tacciono e ricoprono i loro segreti sotto una gelida, bianca coltre di neve.